Grazie, buonasera a tutti, buonasera e vi ringrazio per questo, per questo invito. E io ho accettato l'invito dell'amico Gero Grassi a partecipare a questo incontro, in una sorta di supporto. Credo perché prima di essere eletto senatore mi sono impegnato come studioso di storia. Questa è la mia formazione, la mia professione, quella da dove provengo e quella che tornerò a fare. Mi sono impegnato, fra le altre cose, proprio sulla vicenda Moro e in particolare gli scritti che Moro compose durante la sua prigionia, le lettere e il memoriale. E, a riguardo, ho scritto un libro nel 2008, cioè una edizione delle lettere di Moro dalla prigionia, con una introduzione, con un commento. E poi nel 2011 ho scritto un libro autonomo, quindi non un commento critico, che si intitola Il Memoriale della Repubblica, gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano. Quindi ecco, a questa vicenda ho dedicato, prima di iniziare a occuparmi a tempo pieno di politica in Parlamento, ho dedicato circa 7, 8, 9 anni della mia vita come studioso, e ho scritto al riguardo circa un migliaio di pagine. E questo impegno è un impegno di ricercatore che non si è focalizzato esplicitamente sui 55 giorni, dal 16 marzo al 9 maggio, che naturalmente restano sullo sfondo e ho dovuto evidentemente approfondire. Però ecco, in particolare sugli scritti, sulla vicenda di questi scritti, che è una storia particolare che inizia durante il sequestro. Moro scrisse circa 97 missive, ne uscirono dal covo circa 35-36, furono pubblicate, furono conosciute durante i 55 giorni 7-8, queste sono un po' le proporzioni per quanto riguarda le lettere. Poi, per quanto riguarda il memoriale, una storia ancora più complessa, una storia che comincia il 10 aprile del 78, durante il sequestro, quando viene divulgato un brano che in seguito scopriremo essere parte del memoriale, cioè uno scritto dedicato a Paolo Emilio Taviani. Poi questa vicenda prosegue nell'ottobre del 78, Moro è già morto da qualche mese, quando in un covo a Milano di via Montenevoso vengono trovati degli scritti dai carabinieri guidati dal gruppo dei carabinieri dell'antiterrorismo, guidati da Carlo Alberto Dalla Chiesa, dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, documenti che sono ritrovati in formato dattiloscritto, cioè battuti a macchina, e prosegue ancora fino al 1990, quando sempre in via Montenevoso, questa volta dentro un intercapedine, scoperta occasionalmente da un operaio che sta ristrutturando quello stesso covo di via Montenevoso, ecco che dentro l'intercapedine escono fuori delle fotocopie di manoscritto, quindi non più dei dattiloscritti, ma delle fotocopie di manoscritto, cioè delle riproduzioni del cosiddetto memoriale, e poi anche del corpus delle lettere, quelle che finora conosciamo, appunto, che vi ho detto, 96, 97, insomma, c'è poco meno di 100. Una storia, quindi, che come vedete inizia durante il sequestro e arriva quantomeno fino al 1990, e che, insomma, so anche
e ho ragione di credere, oltre a saperlo, che non è conclusa, ecco, che non è conclusa e che non finisce con le lettere e il memoriale che a tutt'oggi conosciamo. Ora, in questo mio intervento, appunto un intervento che ha un carattere introduttivo rispetto poi a quello che farà l'onorevole Grassi, io volevo anzitutto mettere in luce, ci ho pensato quando lo preparavo, i tre assi, secondo me, i tre assi portanti che servono a iniziare a comprendere, non voglio dire comprendere, iniziare a comprendere il meccanismo di funzionamento del sequestro e dell'omicidio di Moro, partendo dal presupposto che sequestro e omicidio sono due momenti diversi che avvengono in una stessa unità tragica, quei 55 giorni, però sono due momenti diversi. Allora, i tre assi, quelli che a me sembrano portanti per far girare il meccanismo d'insieme della comprensione. Allora, il primo. Il sequestro e l'omicidio di Moro non sono un regicidio classico, non sono cioè una classica uccisione del re o del sovrano. La storia è tempestata di questi eventi tragici in cui o un singolo attentatore o dei gruppi terroristici eliminano il sovrano di una nazione, l'esponente più potente al tempo, a partire da Giulio Cesare, passando per Enrico IV, o per fermarci al Novecento, nel 1962, il caso di John Kennedy. Come si reagisce e come reagiscono da millenni tutte le comunità davanti a un regicidio classico? Reagiscono distinguendo sempre, questo lo si può fare se si confronta i 2000 anni di storia che accompagnano Giulio Cesare dai 4 secoli che accompagnano Enrico IV a 50 anni che accompagnano Kennedy, sempre distinguendo l'attore, cioè colui il quale porta il colpo, Oswald, Revillac piuttosto che Bruto, rispetto alle dinamiche di funzionamento del potere che avrebbero armato quell'attore. Sono dibattiti millenari e quindi è possibile credere che non sono destinati ad avere conclusione, perché corrispondono evidentemente a una modalità di pensiero che vede il contrasto che c'è tra un uomo potentissimo che viene ucciso da un uomo, una serie di uomini che sembrano e appaiono mediocrissimi, cioè non certo all'altezza di quel progetto omicidiario che hanno realizzato. Però ecco, vi dicevo, il sequestro Moro non è un regicidio classico, è qualcosa di più che rende molto affascinante il suo studio, perché se avesse voluto essere un regicidio classico, Moro sarebbe stato ucciso il 16 marzo del 1978 con la sua scorta, perché muore la scorta di Enrico IV, come muore la scorta e gli uomini che accompagnano Giulio Cesare. Questo non avviene. Moro viene rapito e dopo soltanto 55 giorni, dico soltanto 55 giorni perché noi non conosciamo e non ci è dato sapere quanto era prevista e se era prevista la durata di quel sequestro, diciamo dopo soltanto 55 giorni, alcune fonti parlano invece che le previsioni erano previsioni di circa 6 mesi, Moro muore. Allora, qual è la finalità di un sequestro che si trasforma in un omicidio? E, a mio parere, l'obiettivo, che è stato un obiettivo purtroppo raggiunto,
e che rende l'operazione Moro una raffinata operazione di propaganda armata, dicevano le Brigate Rosse. Certamente una raffinata operazione di propaganda e di comunicazione del terrore, di un terrore che serve a destabilizzare un quadro politico, istituzionale, psicologico di una data comunità, destabilizzare per poi stabilizzarlo. Certamente l'obiettivo è distruggere la moralità politica di Moro, non solo Moro uomo, distruggere e impedire che avesse eredi, che lasciasse eredi. Quei 55 giorni sono serviti proprio a questo, sono serviti a rendere così fragile, così drammaticamente fragile, non solo l'uomo Moro, ma anche il disegno che egli rappresentava e costituiva, che quel disegno doveva restare e in effetti sarebbe diventato un disegno senza eredi. Io provo a riassumerlo questo disegno. È un disegno che io non ho dubbi che aveva un carattere riformatore, ed è un disegno, non ho dubbi su questo, che è molto raro nella storia politica italiana. Cioè i momenti riformatori, se voi partite e date un taglio dal 1861 a oggi, guardate che se le intendiamo nel modo con il quale io vi sto adesso dicendo che secondo me vale la pena intenderli, sono pochi, sono pochissimi. In Moro non c'è soltanto l'obiettivo di rafforzare la democrazia italiana. In Moro c'è lo scopo, contemporaneamente che procede a questo rafforzamento, di allargarla. Allora, ciò che rende il disegno di Moro un disegno che ha dei margini di intollerabilità, tanto che su di lui viene comunque praticato certamente un omicidio politico, cioè l'eliminazione fisica non di un avversario ma di uno che è un nemico così intollerabile che va soppresso, è questo tenere insieme allargamento e rafforzamento. Perché invece il più delle volte quando parliamo di riformismo, e tutti ci riempiamo la bocca di riformismo, non esiste uno in Italia né oggi né ieri destinato a non definirsi tale, guardate che il più delle volte se si rafforza la democrazia tende a restringersi quando si rafforza, e il più delle volte se si tende di allargarla, la democrazia tende a indebolirsi. Ecco, l'anomalia di Moro è aver provato a tenere insieme, sin dagli anni 60, un processo di rafforzamento del quadro democratico insieme con un suo allargamento. Il secondo asse interpretativo, secondo me, è il seguente. Noi non capiamo la vicenda Moro se ci limitiamo a pensare che sia un normale sequestro di persona a scopo politico, e quindi non in questo caso estorsivo, ma politico, appunto, umiliare, distruggere la sua figura e la sua moralità. No, perché è evidente nei meccanismi di funzionamento di quei 55 giorni che il sequestro Moro ha anche una connotazione spionistica, una connotazione informativa, cioè di raccolta di informazioni sensibili che lo rendono certamente speciale. Allora, se noi non valorizziamo questo connotato spionistico informativo, che naturalmente nel corso dei 55 giorni una raffinata o a volte anche non raffinata opera di propaganda ha ovviamente teso a occultare, se noi non mettiamo in evidenza questo aspetto
di raccolta di informazioni sensibili su scala nazionale e su scala internazionale, che non hanno soltanto una dimensione politica, ma hanno anche un interesse informativo, ad esempio, che può avere un carattere industriale. Se noi non mettiamo a fuoco questo, secondo me si rischia di veder sfuggire il filo dell'interpretazione. Ce lo dicono le Brigate Rosse nei loro comunicati, anzitutto, nei loro comunicati quando sono libere e forti, libere perché non sono in prigione e forti perché detengono l'ostaggio, o quantomeno sono in grado di dimostrare che quell'ostaggio è in loro possesso, e sono in grado di dimostrarlo all'esterno, all'antiterrorismo, a quanti ricercano Moro, proprio attraverso l'uso delle sue lettere. Perché chi gestisce le lettere di Moro, cioè la scrittura di Moro, è in grado di dimostrare all'esterno una evidente prossimità con il suo corpo e con la sua persona. E le Brigate Rosse, se leggiamo i comunicati quando furono ed erano libere e forti, portano al massimo questa sfida di carattere informativo e spionistico. Basta leggere quei comunicati. Moro è sottoposto a un processo popolare e sta parlando, dicono, ci sta comunicando segreti sensibili, ci sta svelando le trame del potere italiano, ci sta raccontando i punti oscuri dei rapporti di quelle trame del potere italiano con la sua dimensione internazionale. E Moro, nel momento in cui parla, è collaborativo. Nel momento in cui parla ci sta dicendo delle cose che noi, che siamo una forza rivoluzionaria, dicono le Brigate Rosse, abbiamo il dovere di non nascondere al popolo. E al popolo diremo e racconteremo. Naturalmente questo aspetto spionistico informativo ce lo dice anche il fatto che Moro non è un farmacista di Orgosolo, catturato dalla anonima sequestri sarda, o che so io, dall'andrangheta o dalla mafia o dalla criminalità comune. Moro è un uomo di Stato, Moro è un uomo di potere, Moro è un uomo che quando viene arrestato, quando viene sequestrato, è verosimilmente per molti in procinto di ascendere alla presidenza della Repubblica. Ma al di là di questo, cioè al di là di quello che poteva essere o non è stato, certamente, diciamo, a partire dal 59, da quando diventa segretario della Democrazia Cristiana, e poi dopo gli anni della segreteria della Democrazia Cristiana, nei 5 anni di governo del centrosinistra, e poi in tutti gli anni 70, è stato, per usare un'espressione che era in voga in quegli anni, il grande orologiaio della politica italiana, con una modesta corrente, una corrente che raggiungeva il 4, il 5, il 6% all'interno della Democrazia Cristiana. Ecco, Moro per circa 20 anni effettivamente svolge un ruolo fondamentale nella politica italiana e negli equilibri di potere che quella politica italiana determinano. Naturalmente ce lo dice anche un altro fatto dell'importanza del valore spionistico e informativo di questo sequestro. Io, come vedete, sto cercando di non fornirvi interpretazioni e basta, ma di mettere in fila dei fatti che non sono controvertibili, cioè Moro non è un farmacista di Orgosolo, le Brigate Rosse ci dicono che sta parlando e sta collaborando sul piano proprio dei segreti di Stato. E un altro dato di fatto, gli scritti che Moro produrrà durante la sua prigionia, a distanza di 36 anni, sono scomparsi in originale. Cioè noi, a parte le lettere, quelle esistono di queste lettere, guardate, 28-29 manoscritti che sono usciti,
Al di là di questi 28 o 29 manoscritti che noi sappiamo che sono certamente usciti dalla prigione, tutto il resto esiste soltanto in riproduzione, che sia dattiloscritta, quindi non firmata e quindi non attribuibile a Moro, perché chiunque può scrivere a macchina qualcosa e poi attribuirlo e attribuirne l'autorialità a un altro soggetto. E poi abbiamo soltanto riproduzioni, come vi ho detto, cioè fotocopie di manoscritto che escono nel modo che abbiamo raccontato. Ci mettono 12 anni, dal 78 al 90, e in quelle condizioni alle quali ho dedicato appunto un libro, il libro I Memoriali della Repubblica, quindi non mi soffermo, perché poi chi vuole naturalmente potrà leggere, approfondire e farsi una sua idea. Certo, un dato di fatto evidente è che le Brigate Rosse, quando sono libere e forti, dicono nulla deve essere nascosto al popolo, ma un altro dato certamente evidente che delle rivelazioni o delle presunte rivelazioni che Moro avrebbe dato loro durante il sequestro, nulla è trapelato da quella prigione. O se è trapelato non in originale. Poi naturalmente, a rafforzare questa, diciamo, caratura spionistica informativa del sequestro, secondo me è molto importante analizzare, e lo faccio qui brevemente ma è utile, analizzare il primo recapito delle Brigate Rosse di due lettere di Moro. Questo recapito avviene il 29 marzo. Anche qui, ripeto, prima di addentrarci in delle interpretazioni, è bene descrivere i fatti che ci dicono molto e che aiutano a fondare l'interpretazione. Allora, si tratta di due missive. Una a Francesco Cossiga, ministro degli interni, e l'altra al suo collaboratore, al collaboratore di Moro, il fido Nicola Rana, segretario particolare. Queste lettere sono recapitate dalle Brigate Rosse insieme, in una stessa busta, e sono recapitate riservatamente. Cioè non vengono affidate direttamente all'ANSA o a dei grandi giornali perché abbiano immediatamente una eco pubblica. Se noi andiamo a leggere queste due lettere e le confrontiamo, cosa vediamo? Nella prima, caro Francesco, è chiaro, evidente, lampante alla lettura che Moro descrive la sua situazione. Dice: sono sotto un dominio pieno e incontrollato e posso essere indotto a parlare. In gioco è la ragion di Stato e, a parte considerazioni umanitarie, è la ragion di Stato che deve regolare questa drammatica crisi. Una condizione fondamentale, scrive Moro in questa lettera, è che di essa non si sappia nulla, che resti segreta, come deve rimanere segreta la trattativa che Moro auspica, per arrivare alla sua liberazione. Una liberazione che però è lo stesso prigioniero a collegare al vero problema. Guardate, sono sotto un dominio pieno e incontrollato e posso essere indotto a parlare, rivelando segreti di Stato. Come le Brigate Rosse si comportano con questa lettera? Lo fanno in modo molto raffinato, sul piano della propaganda e della comunicazione. La depositano riservatamente. Francesco Cossiga ha testimoniato che la stava leggendo, l'aveva in mano
e dice mi tremava nelle mani mentre la leggevo, bussa alla porta del suo ufficio un ufficiale, il quale gli dice guarda che è uscito un comunicato delle Brigate Rosse che pubblica questa lettera e ridicolizza non solo Moro ma tutta la Democrazia Cristiana e il suo ministro Cossiga, che come vedete dicono sono usi a governare con il segreto, sono usi a governare nascondendo al popolo la verità, e noi dicono le Brigate Rosse invece siamo una forza rivoluzionaria, nulla deve essere nascosto al popolo e quindi noi pubblichiamo la lettera a Cossiga. Cari italiani, eccola qui. E viene riprodotta per filo e per segno. Cossiga testimonierà in seguito che in quel momento, quando l'ufficiale gli comunicò questa azione brigatista, ecco, pensò che per Moro fosse finita, cioè che Moro si trovava dentro una trappola potenzialmente mortale. Però dobbiamo riflettere, sempre con l'obiettivo di sottolineare quanto è importante l'aspetto spionistico informativo di questo sequestro, dobbiamo soffermarci su come le Brigate Rosse, le stesse Brigate Rosse che fanno quella raffinata operazione di propaganda, si comportano con la stessa lettera che viene data a Nicola Rana, il collaboratore di Moro. Se voi leggete la lettera di Nicola Rana, è una lettera che riporta più o meno, parola per parola, gli stessi concetti della prima. È in gioco la ragion di Stato, se c'è trattativa deve essere segreta, posso essere sottoposto a uno stringente interrogatorio. Però quella lettera aggiunge 5 righe che sono sottolineate da Moro e che sono molto interessanti, in cui Moro dice: caro Nicola Rana, sarebbe importante che si instaurasse un canale di comunicazione tra l'interno e l'esterno della prigionia, e sarebbe anche importante che il ministro degli interni Francesco Cossiga lo tutelasse quel canale, cioè ne tutelasse la riservatezza se non la segretezza. E anzi c'è la proposta proprio nella lettera di Nicola Rana di scegliere la sua portineria, la portineria della sua abitazione, come luogo in cui possano eventualmente transitare dall'esterno all'interno, dall'interno all'esterno della prigione X cose funzionali a facilitare la liberazione di Moro. Allora, qual è il punto? Mentre le Brigate Rosse con l'operazione sulla lettera Cossiga dicevano nulla dovrà essere nascosto al popolo e quindi noi la pubblichiamo e ce ne serviamo per umiliare Moro, Cossiga e tutta la DC, sono le stesse Brigate Rosse che si incaricano di tutelare quel canale segreto, non divulgando la lettera a Nicola Rana. E questo messaggio è un messaggio che ovviamente il popolo italiano di allora non ebbe e non poté avere alcuna contezza, ma fu un messaggio evidente che invece l'antiterrorismo di allora, gli investigatori che indagavano sulla vicenda, compresero in tutta la sua chiarezza. Con la mano sinistra le Brigate Rosse dicevano una cosa, con la mano destra le stesse Brigate Rosse tutelavano l'esistenza di un canale che era funzionale, qui è il punto, ad aumentare in modo esponenziale, per questo ho parlato di una X, in modo esponenziale il valore dell'ostaggio.
In gioco non c'erano soltanto dei soldi per un riscatto come un farmacista di Orgosolo. In gioco c'era una X informativa, spionistica, che aveva trovato un possibile, sottolineo possibile, canale di transito. Allora, su questo punto, quando parliamo di scritti di Moro, abbiamo una visione limitativa. Questa X è una X che è fatta certamente delle lettere e certamente del memoriale, che noi non conosciamo in originale, e che nella versione che conosciamo non in originale è certamente, lo dico avendo dedicato, diciamo, uno studio all'argomento, certamente mutilo, cioè censurato. Ma poi abbiamo anche ciò che Moro dice e non scrive, e che potrebbe, sottolineo, potrebbe essere stato registrato. Certamente lo stesso gruppo dirigente delle Brigate Rosse, in altri sequestri anche di minor rilievo, hanno registrato, come è normale anche che fosse, voglio dire, pensarlo, hanno registrato il loro ostaggio. Quindi è un'altra variabile. Abbiamo un Moro che scrive, ma abbiamo anche un Moro orale. E poi, eventualmente, e sottolineo eventualmente perché noi non abbiamo certezza che questo canale di ingresso e di ritorno abbia funzionato, certamente tutto ciò che eventualmente può essere entrato o uscito dalla prigione. Questo è il punto. Vi dicevo, noi non abbiamo certezza che questo canale abbia funzionato, un canale che in modo esponenziale moltiplica il valore dell'ostaggio, però abbiamo certezza, questo sì, che Moro, leggendo le sue lettere, quelle che ritroviamo nel 90, pensava che funzionasse. Cioè, di questo siamo sicuri. Le lettere di Moro ritrovate nel 1990, in alcuni passaggi, ci dicono che il prigioniero durante il sequestro aveva la percezione che quel canale funzionasse. E poi ci dicono anche altri documenti, sicuramente, che l'antiterrorismo italiano e, diciamo, una formula superficiale, l'antiterrorismo internazionale temette moltissimo che quel canale stesse funzionando. Cioè che nella prigione di Moro si era aperta una falla potenzialmente in grado di sconquassare sistemi di potere nazionali e sistemi di poteri internazionali, in particolare ovviamente che si riferivano al nostro blocco, al blocco occidentale. Vengo al terzo punto e poi mi taccio. Il terzo punto, che le ricerche fin qui fatte, ma non solo la mia, ma ovviamente in 36 anni si sono moltiplicati e ci sono numerosi seri libri sulla vicenda Moro che possono essere letti e che contribuiscono alla conoscenza di questo tragico evento. Anche se voi, quando accendete la televisione, ogni anniversario sentite dire che il dramma fu fermezza o trattativa, e che non potevamo non trattare, e che fu la scelta della fermezza una scelta e che è costata, eccetera eccetera eccetera, ormai è dimostrato che, aggiungo io, ovviamente trattativa segreta ci fu. C'è stata una trattativa segreta che ha coinvolto il Vaticano, c'è stata una trattativa riservata
La vedete la distinzione tra segreto e riservato? Riservata, che coinvolse degli esponenti socialisti e che Moro certamente conobbe, perché in una sua lettera in prigione dice: ma il canale attivato da Signorile funziona? Quindi questo vuol dire che quel canale attivato dai socialisti, attraverso cinque anelli, Signorile, Piperno, Pace, Morucci, Moretti, arriva fino a Moro. E queste trattative, guardate, sono trattative che corrispondono un po' a dei protocolli. Cioè, quando uno Stato subisce, o un governo subisce, un attacco terroristico con un sequestro, la linea della fermezza come linea di propaganda comunicativa è sempre il prerequisito perché in realtà si possano svolgere delle trattative segrete, dei negoziati segreti, che devono portare attraverso degli intermediari all'aggancio dei rapitori dell'ostaggio, che per prima cosa, perché nessuno ci ha scritto giocondo, devono essere in grado di dimostrare di avere effettivamente l'ostaggio, perché nessuno è disposto a pagare nulla pensando o sospettando di essere ingannato. E ho detto pagare perché certamente dentro la trattativa segreta che ha riguardato il Vaticano c'era un'ingentissima somma di denaro, e ci sono ormai testimoni oculari che lo hanno visto e hanno raccontato quel denaro appilato a Castel Gandolfo. È una trattativa che vide direttamente coinvolgersi Paolo VI, che vide direttamente coinvolgere Monsignor Curioni, che era il cappellano delle carceri italiane. E ovviamente quando uno fa una trattativa e questa trattativa prevede il pagamento del riscatto, se l'altro ha l'ostaggio, l'altro può imporre delle condizioni in cui quel pagamento del riscatto resti segreto, perché anche lui non ha interesse a che sia pubblicizzato il fatto che quella operazione, che è un'operazione politica, di un sequestro politico, possa, ovviamente dico anche io, essere finalizzata anche al sostentamento militare organizzativo di quell'organizzazione. Ma chi ha l'ostaggio può anche dire: i soldi li mettiamo da parte. Cioè, vengono dati ma non viene detto. E chi li dà, pur di liberare l'ostaggio, ovviamente accetta questa condizione. Per quanto riguarda il pagamento di un riscatto in denaro, poi le condizioni di questa trattativa segreta sono molte, diverse. Per usare un'immagine, è una torta farcita, è un pacchetto di condizioni. Ma per limitarci soltanto al denaro, è sufficiente compulsare con attenzione e non con superficialità i diari di Andreotti, che già nel 79, alla giornata del 4 aprile, scrive: riunione di maggioranza dove fa parte anche il PC, se c'è da pagare del denaro il governo non ha problemi. Ma come dire, la cosa è così evidente, così poco problematica, che viene raccontata il 4 aprile, cioè nel 79, un anno dopo, forse è solo 81, mi può ingannare la memoria, nei diari di Andreotti. E la posizione del Partito Comunista Italiano di allora, per la bocca di Pecchioli, fu: fatelo ma non ditecelo, oppure ditecelo ma noi non diremo nulla. Mi avvio a concludere facendo una riflessione invece
legata alla commissione Moro, che abbiamo istituito a 36 anni dopo la scomparsa di Moro. Io ve lo dico con franchezza, ne faccio parte, sono stato relatore del provvedimento al Senato, però non smarrisco un punto di vista che mi fa credere che sia una patologia italiana che 36 anni dopo questo evento delittuoso ci sia ancora necessità, da un lato, di una commissione d'inchiesta che è per definizione una commissione politica, dove cioè i rappresentanti sono numericamente stabiliti in base ai risultati elettorali conseguiti dai partiti. Ma allo stesso tempo è segno di una patologia italiana il fatto che accanto alla politica ancora ci sia la magistratura che 36 anni dopo indaga su questo fatto. Siamo arrivati, credo, all'ottavo o al nono processo, non lo sappiamo. E io conservo questo barlume e pubblicamente lo rivendico, anche perché quando ho scritto quei libri, in modo sincero li ho scritti con il convincimento che oltre 30 anni dopo i fatti era giunto il tempo della ricerca storica. Perché è così, perché è un segno di fisiologia, è un segno di saggezza. Il tempo della ricerca storica, che esige la sua pacatezza, le sue capacità di riflessione. E devo dire che sono stato smentito io per primo. Mai avrei immaginato, veramente mai, quando nel 2011 licenzio questo libro sul memoriale di Moro, mai avrei immaginato, non solo, ma questo conta poco, che due anni dopo sarei stato eletto in Parlamento, ma che il Parlamento della 17ª legislatura avesse dato vita proprio a una commissione che, fra le tante questioni che hanno lancinato, e dirlo qui a Bologna mi sembra utile e necessario, che hanno sfregiato la storia italiana, ecco, noi ci segnassimo e ci fissassimo proprio su questo aspetto. Allora, una cosa la dico qui da senatore del Partito Democratico, e quindi non è più il ricercatore che parla imprestato alla politica che poi tornerà a fare ricercatore. Noi abbiamo il dovere politico 36 anni dopo di evitare che questa commissione si possa trasformare, dico si possa, in un luogo dove maturano con la forza e con il timbro dell'istituzione parlamentare nuovi e ulteriori disinformazioni sulla vicenda. E uso il termine in modo tecnico. Guardate che si può disinformare anche in buona fede, perché si può essere oggetti di disinformazione senza esserne consapevoli. E quindi luogo con il timbro del Parlamento italiano di disinformazione che, e questo è più pericoloso, eventualmente, sottolineo eventualmente, configurarsi in un depistaggio. Allora, noi questo lo abbiamo come Partito Democratico come un dovere istituzionale.
perché noi non siamo un partitino del 2% e che la spara grossa, la spara alta, la spara lunga, perché tanto è il 2%. Noi siamo un partito che sta governando l'Italia e quindi ha una responsabilità e un peso che deve chiamare i singoli componenti di questa commissione a quella che un tempo si sarebbe chiamata la massima vigilanza democratica. Perché questo avvenga ci sono un po' di problemini. Non ho dubbi che l'eccesso di rinnovamento, che ha caratterizzato e caratterizza la struttura di questo Parlamento italiano, fa sì che in tanti deputati e senatori che sono nati, ma veramente a volte tanti anni dopo, manchi una vera e propria memoria e coscienza, non dico storica, coscienza democratica dell'evento, del quale, che so io, magari hanno visto un film, quello di Bellocchio, o piuttosto hanno visto un film, quello di Martinelli, o che hanno leggiucchiato, non lo so, una, e che ritengono, avendolo nell'orecchio, che quella roba lì sia coscienza democratica di un grande partito. Quindi c'è un problema che è un eccesso di rinnovamento, e ce n'è un secondo. Avrete notato che nel lessico politico attuale tutto è comunicazione. Cioè è scomparso un termine antico che esiste ancora ed è vivo e lotta fra noi, che si chiama propaganda. Allora, una democrazia non sta bene quando riesce a imporre l'idea, ma che è anche una ideologia, che tutto è comunicazione. E la propaganda, che è lo specifico di un pezzo dell'attività politica, non esiste più, scompare. C'è quindi anche un problema, diciamo, che riguarda la nostra, e qui io faccio autocritica perché non è che sono parte di questo processo, ovviamente, anche la nostra cultura politica. E un secondo punto, e chiudo. Anche perché siamo una forza di governo, ma io credo, e non solo per questa ragione, io penso che noi abbiamo, fino a prova contraria, ma deve essere una prova contraria fenomenale, deve essere una prova contraria fortissima, deve essere una prova contraria enorme. Guardate che, apro parentesi e la chiudo, la disinformazione / depistaggio in buona fede non influenza o non può influenzare soltanto la politica, influenza anche la magistratura con le sue inchieste, a maggior ragione ancora di più in buona fede. C'è una necessità e un obbligo di un'azione penale che però può essere all'origine il prodotto di un'azione o disinformativa o, peggio, depistante. Di questo non ne abbiamo bisogno 36 anni dopo, perché non facciamo alcun servizio né a Moro né alla classe dirigente di allora, che si trovò ad affrontare una crisi mostruosa per intensità e durata, perché il terrorismo non è una vicenda che dura 55 giorni, ha spaccato l'Italia per circa 15 anni e più, una tenaglia da destra come a sinistra, strategia della tensione, lotta armata. Chiudo la parentesi quindi su questo punto. Noi, vi dicevo,
non solo perché siamo forza di governo, ma proprio perché siamo dei cittadini italiani, fino a prova contraria, dobbiamo mostrare il massimo del rispetto verso quegli esponenti della polizia e dei carabinieri che, fino a prova contraria, sono morti per difendere le istituzioni democratiche, cioè la libertà che noi abbiamo il privilegio di abitare, la libertà dove noi abbiamo il privilegio di fare le nostre commissioni d'inchiesta. Mi riferisco, ad esempio, a un generale dei carabinieri come Carlo Alberto Dalla Chiesa, mi riferisco, ad esempio, a un colonnello dei carabinieri come Varisco, mi riferisco, ad esempio, a un generale dei carabinieri come Galvaligi. Perché altrimenti noi non costruiamo civismo, che dovrebbe essere uno dei nostri compiti come Partito Democratico. Facciamo e contribuiamo a fare una cosa più negativa e più perniciosa. La dico così. Facciamo scomparire le Brigate Rosse. 36 anni dopo stanno ideologicamente continuando a vincere, se si afferma l'idea che Moro non sia stato ucciso da loro, ma sia stato ucciso dallo Stato. Guardate che questo è un processo che riguarda anche la mafia. Ma vi rendete conto che se noi ci concentriamo solo e soltanto sulla presunta, sottolineo presunta, trattativa Stato-mafia, ciò che effettivamente scompare è la mafia. Guardate che non è secondario nella costruzione del nostro civismo, ed è qualcosa di più pericoloso, perché quando noi diciamo è stato lo Stato, automaticamente diciamo nessuno è stato, perché lo Stato è qualcosa di indistinto, è un mostro nella visione di costoro, è un'idra dalle mille teste. C'è qualcosa di irresponsabile nel cancellare le Brigate Rosse, e anzi, per dire meglio, il partito armato di cui le Brigate Rosse sono state componente fondamentale ma non unica, cancellare dall'orizzonte pubblico di un ventenne di oggi che legge Il Fatto Quotidiano piuttosto che Repubblica, Il Corriere, Il Giornale, cancellare quella responsabilità e attribuirla a un indistinto non è un modo di essere cittadini, è un modo di continuare a essere da un lato irresponsabili e dall'altro, e su questo chiudo, continuare a proteggere quella parte di Stato, per fortuna minoritaria, perché altrimenti la democrazia non avrebbe vinto, saremmo stati travolti e sommersi, quella parte di Stato minoritaria, fellona, traditrice. Cinica, indifferente, che Moro descrive molto bene sia nelle sue lettere che nel memoriale, molto bene, che non ha fatto nulla per risolvere questa crisi con la sua liberazione. Quindi facciamo una doppia X, rimuoviamo le Brigate Rosse e rimuoviamo le responsabilità di quella parte, per fortuna, minoritaria
di uomini di governo, di uomini di servizi segreti, uomini degli uffici affari riservati, uomini che hanno contribuito anche con il loro lassismo, con il loro laissez-faire, a quell'esito tragico. Allora, e su questo chiudo, io chiederei, e mi fa piacere farlo a Bologna, in una giornata come questa, dove siamo tutti molto contenti che sia stato eletto governatore dell'Emilia Romagna un esponente del PD, ma dobbiamo essere molto più dispiaciuti del fatto che in Emilia Romagna abbiano votato meno del 40% degli aventi diritto. Dobbiamo essere molto più dispiaciuti di questo, molto di più. Io questo lo dico e mi piace sottolinearlo qui, perché so che l'Emilia Romagna è stata ed è sempre, dovrà essere, un motore di civismo di questo paese e della democrazia italiana. Ti ringrazio.